ragazzi, io sono Alessandro di iFight, siamo qui nella sala Borgo 2 di Sintonie, la fiera di Rimini dedicata all'iFi. Siamo nella stanza dedicata ad Hegel e Kef. E per quanto riguarda il brand Hegel Audio, abbiamo qui il nuovo H600, l'integrato ormai di riferimento del brand, premiato quest'anno dalla manifestazione ACE Award come miglior amplificatore integrato high-end con streaming integrato, per l'appunto. È un nuovo punto di riferimento a una sezione di preamplificazione migliorata, un nuovo controllo del volume, un DAC migliore, insomma un prodotto eccezionale. A testimonianza dell'altra linea di prodotti integrati abbiamo comunque l'H390, l'H95 e l'H120. Non manca il premiatissimo Stadiofono per giradischi, sia per testine MM che per testine MC. Però le elettroniche suonanti in questa sala sono altre, sono estremamente potenti. Abbiamo il nuovo lettore CD, il Viking, che va a sostituire quello che era la meccanica CD di riferimento, il vecchio Mohican. Ora ancora più performante, riesce a leggere una quantità di informazioni dei CD veramente impressionante. Ogni dettaglio è accuratamente riprodotto. Va direttamente collegato al preamplificatore P30A e al finale di riferimento H30A. Questo finale è stato progettato per un utilizzo in mono, quindi due mega blocchi che pilotano ciascuno una cassa, ma può essere utilizzato anche in modalità stereo. In questo caso viene utilizzato in modalità stereofonica e quindi può erogare una potenza pari a 300 un po' abbondanti watt per canale. Collegati abbiamo qui le Blade 2 Meta e come diffusori abbiamo le Kef Blade 2 Meta. Infatti integrano l'innovazione dei metamateriali che di fatto assorbono tutte le componenti di rumore che vengono prodotte dalla parte posteriore del driver e quindi creano una resa ancora più trasparente e nitida. Inoltre la loro sagoma è realizzata in modo da evitare le diffrazioni che andrebbero a sporcare la resa sonora. Ragazzi, siamo nella sala vecchia pescheria, la sala più smart di tutta la fiera. Abbiamo qui la serie di elettroniche Cambridge Audio, a partire da quella di riferimento, la serie Edge. Per non parlare della serie CX, con i due componenti, l'integrato CXA81 e lo streamer di rete CXN V2, e la serie entry level AX. Qui abbiamo l'integrato AXA35 e l'AXN10, il nuovo streamer. E qui di componenti separati invece non ne abbiamo. Abbiamo la serie attiva di Dinaudio, nello specifico Focus 50, che hanno appena vinto il premio ASA come miglior diffusore wireless da pavimento. E questo è un sistema interconnesso, la nuova linea Evo con l'Evo 150, amplificatore integrato in classe D in grado di erogare ben 150 watt per canale con streamer integrato, il lettore CD, Evo CD dedicato, il giradischi Alva TTV2 con testina MC in grado di rivelare qualsiasi dettaglio dal solco del vinile, con la base isolante Isoacoustic Zazen 2, il tutto a pilotare queste splendide Evoque 30. Diffusori passivi di Dinaudio da due vie e mezzo. Cari amici, qui siamo nella sala British, chiamiamola così, ovvero Cyrus Kef Cord Company. È un setup estremo con grandissima novità, ovvero per Cyrus, parliamo di Cyrus, abbiamo presentato con grande orgoglio la prima selezione completa di tutta la produzione XR, la linea top di Cyrus appunto. In questo caso, montata sul bellissimo e stilosissimo mobile Hack 3, troviamo una batteria che oggettivamente darà del filo da torcere a qualsiasi altro impianto e altro componente. Vediamo subito, abbiamo il CD XR col suo alimentatore PSU XR, che è un alimentatore di altissimo livello che comprende tutta la gamma e riesce a dare prestazioni, a donare prestazioni migliori a tutti i componenti. Dopodiché troviamo il nuovissimo, per la prima volta, Streamer XR, che gode di una piattaforma innovativa per quello che riguarda tutto il discorso di streaming, di musica liquida, e soprattutto una grandissima facilità di operazione e di versatilità.
Il tutto è collegato alla preamplificazione, ovvero al pre-XR, pre-analogico di altissimo livello che ha una grande banda passante, soprattutto è molto molto musicale, anch'esso con suo PSU-XR, e udite udite il nuovissimo in anteprima finale, l'XR Power, un amplificatore che unito all'alimentatore esterno PSU riesce a garantire una grandissima capacità di corrente e una grande spinta. È un impianto top di gamma, un impianto esoterico in tutto il suo splendore British, appunto inglese. Il tutto connesso attraverso cavi Cord Company della serie Epic, studiata apposta appunto sia con Syros che con KEF. Ecco qui collegate le KEF R3 Meta con il loro stand nella bellissima finitura, particolarissima finitura, blu indigo. Parliamo del classico ed iconico mid e tweeter UniQ di KEF, un woofer da 16 cm, cassa reflex, abbiamo imparato a conoscerla, per un risultato, cari appassionati, incredibile. A dispetto delle dimensioni e della caratura dell'impianto, il risultato acustico è stato davvero audiofilia, davvero appassionati di musica. Grande soddisfazione, gran suono e soprattutto grandissimo impatto emotivo.